Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo della vicenda Mercatone 1, sit-in di protesta sotto la prefettura di Teramo da parte di circa 50 lavoratori del Mercatone 1 di Pineto, licenziati pochi giorni fa dall'azienda. Gli ex dipendenti chiedono alle istituzioni che vengano loro riconosciuti i diritti della cassa integrazione e il TFR. Allora sentiamo insieme il servizio di Tania Bonnici Castelli. Oltre 50 lavoratori teramani del Mercatone 1, licenziati pochi giorni fa con un messaggio su WhatsApp da parte dell'azienda, si sono riuniti sotto la prefettura di Teramo per sensibilizzare le istituzioni alla loro difficile vicenda. Gli ex dipendenti del punto commerciale di Pineto chiedono che i propri diritti, come la cassa integrazione e il TFR, vengano almeno garantiti. Oggi, incontro in prefettura, abbiamo posto tre questioni principali. Il primo è quindi la vertenza nazionale e l'accordo che dovrà essere fatto al Mise e quindi di accelerare l'accordo al Ministero dello Sviluppo Economico per sostanzialmente far partire la cassa integrazione e i termini della cassa integrazione. E in questo caso le tempistiche sono ovviamente una modalità che diventa fondamentale per quanto riguarda le sorti dei lavoratori che, lo ricordiamo, sono in sospensione. Sospensione vuol dire che ad oggi non percepiscono nessun sostegno al reddito, sospensione vuol dire che non stanno lavorando, non ci sono ammortizzatori sociali, i punti vendita sono chiusi. Il secondo punto è quello dell'INPS, ossia di sostanzialmente sollecitare l'INPS regionale e l'INPS provinciale di Teramo per il pagamento del TFR, perché abbiamo ricordato al prefetto che in molte parti d'Italia l'INPS hanno sbloccato i pagamenti. Ieri è arrivata la notizia a Vercelli in cui sostanzialmente, di fatto, dopo l'incontro in prefettura si è sbloccato il pagamento del TFR. Quindi ci auspichiamo anche che a seguito di questo incontro noi riusciamo a poter dire all'INPS che può pagare i TFR. La terza questione è l'interlocuzione istituzionale tra i comuni, la provincia e anche la regione per attivare tutte quelle modalità che in altre parti d'Italia hanno già attivato, ossia la sospensione dei tributi comunali o addirittura le agevolazioni fiscali che potrebbero appunto dare un sollievo ai lavoratori, o è quella che diciamo che abbiamo già fatto in provincia di Teramo 4-5 anni fa con l'ex presidente della provincia, in cui appunto ci è stato un accordo per l'anticipazione della cassa integrazione con le banche territoriali. Questi tre punti abbiamo esposto al prefetto e abbiamo chiesto appunto di darci un aiuto, un sostegno soprattutto istituzionale per ovviamente avviare tutto quello che c'è da fare da adesso fino a quando non si sbloccherà la situazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Andiamo a Chieti. Dopo le polemiche con la richiesta di dimissioni da parte dei consiglieri di Forza Italia, l'assessore al commercio del comune di Chieti passa a Fratelli d'Italia assieme ai consiglieri comunali Nicola Rapposelli e Stefania Donatelli. Vediamo insieme il servizio. Presidente Marsilio, cresce la famiglia di Fratelli d'Italia, oggi l'ufficialità del passaggio proprio nel partito di un assessore del comune di Chieti e di due consiglieri. Sì, è una famiglia che cresce, un progetto che convince sempre di più, anche il risultato delle elezioni europee ha dimostrato la solidità del progetto di Giorgia Meloni e i sondaggi subito dopo le elezioni europee ci mostrano ancora in crescita, vuol dire che diciamo, sempre più gente prende fiducia nel nostro progetto politico e questo è un segnale molto positivo. Io spero che questo possa rafforzare non soltanto Fratelli d'Italia ma tutto il centrodestra abruzzese ed italiano. Il passaggio dell'assessore Di Biase in Fratelli d'Italia potrebbe creare qualche problema di rapporti con Forza Italia? Non credo proprio, anche perché lei non faceva parte di fatto del gruppo, è stata una candidatura alle regionali diciamo in autonomia, viene da un'esperienza civica, quindi non c'è nessun problema. D'altronde, voglio dire, in altre città è successo il contrario e sportivamente siamo qui a, diciamo, ognuno a fare la propria parte, quindi non comprometterà certo l'amicizia e i rapporti con Forza Italia. Il centrodestra unito in Abruzzo ha raccolto grandi risultati, alle regionali, anche a Pescara, dove c'era fino a qualche settimana fa una giunta di centrosinistra. Questo cosa vuol dire? È un segnale positivo, io penso che il centrodestra debba, con senso di responsabilità, capire questo peso, questo onere che adesso ha sulle spalle. I cittadini abruzzesi ci stanno dando grandi consensi, anche le elezioni europee hanno dimostrato che la maggioranza assoluta
degli abruzzesi sono con il centrodestra, le città dove siamo andati uniti le abbiamo vinte al primo turno e quindi spero che tutte le forze politiche del centrodestra abbiano l'intelligenza e lungimiranza di guardare avanti e di utilizzare questo grande consenso per realizzare cose importanti. Adesso torniamo a Teramo, la Regione Abruzzo ha stanziato 2.600.000 euro per il ripristino definitivo della discarica La Torre, crollata nel 2006. Questa mattina è stata firmata la convenzione con il Comune di Teramo e la nomina del sindaco D'Alberto, che diventa commissario ad acta per gli interventi sul sito inquinato. La Regione Abruzzo stanzia 2.600.000 euro per il ripristino definitivo della discarica La Torre di Teramo. A gestire l'intera operazione sarà il sindaco Gian Guido D'Alberto, che con la firma della convenzione odierna diventa commissario ad acta per gli interventi che dovranno essere eseguiti sul sito e terminati nel 2021. È chiaro che i termini sono importanti, però visto anche quello che è successo in passato e la storia della discarica, è bene che tutto venga fatto a regola d'arte, per bene, nel rispetto delle norme di legge ovviamente e delle disposizioni tecniche. La discarica La Torre di Teramo crollò il 17 febbraio del 2006, portandosi dietro, oltre alla montagna di rifiuti, gravi problemi ambientali ed economici di smaltimento del percolato, con aggravi per le tasche dei cittadini teramani. Quanto è costata in definitiva la chiusura di questa discarica? È chiaro che quando parliamo di costo della discarica noi dobbiamo fare riferimento anche al peso enorme economico della gestione dello smaltimento del percolato in questi anni, che in alcuni esercizi finanziari ha toccato il picco anche di 700.000 euro. Qui non solo per il problema tecnico della discarica di carattere ambientale, ma anche e soprattutto per una gestione politica assolutamente inefficiente, se consideriamo che per tanti anni non è stata fatta la gara per l'affidamento del servizio, così come noi chiedevamo. La Regione Abruzzo ha ritenuto dunque opportuno sistemare la difficile situazione ambientale dell'ex discarica teramana, attingendo la somma dei 2.600.000 euro dai 12 milioni del Masterplan, cifra complessiva per mettere in sicurezza 764 siti inquinati presenti sul territorio abruzzese. Una firma importante per Teramo e per la discarica La Torre. Sì, speriamo, insomma, ecco, siamo sicuri che si andrà a ripristinare il sito con una messa in sicurezza permanente di questa discarica, che da sempre ha presentato criticità ambientali, idrogeologiche di altro tipo, e con i 2.600.000 che la Regione con fondi Masterplan ha stanziato, il Comune potrà portare questo obiettivo avanti entro il 2021. Ma in provincia di Teramo ci sarà mai una discarica attiva? Beh, dunque, una discarica è già stata autorizzata e realizzata parzialmente a Notaresco nell'ambito del sito dell'ex Cirsu, società andata fallita e oggi interessata da molteplici, diciamo, contenziosi. La Regione sta facendo di tutto per poter riattivare il sito e dando quindi alla provincia di Teramo piena autonomia impiantistica sia per le attività di trattamento dei rifiuti, sia di tal quale e sia l'organico, sia per le attività di smaltimento, perché c'è una discarica di servizi di circa 500.000 metri cubi. Andiamo avanti, il centro-sinistra in Regione Abruzzo torna a chiedere in maniera formale questa volta una seduta straordinaria a Palazzo dell'Emiciclo per discutere dell'aumento delle tariffe su A24 ed A25, aumenti che dovrebbero scattare il 1° luglio. Il rincaro si aggirerebbe attorno al 19%. I consiglieri dei gruppi di centro-sinistra Giovanni Legnini, Silvio Paolucci, Americo Di Benedetto, Dino Pepe e Sandro Mariani hanno richiesto formalmente la convocazione del Consiglio regionale straordinario per scongiurare l'aumento dei pedaggi autostradali dal prossimo 1° luglio. Le richieste del centro-sinistra sono state presentate questa mattina in una conferenza stampa all'Emiciclo. Giovanni Legnini ha chiesto l'applicazione della norma approvata nella legge finanziaria del 2012 e che qualifica le nostre autostrade come infrastrutture strategiche nazionali per finalità di protezione civile. Non è una norma neutra, ha spiegato Legnini, ma impegna direttamente lo Stato, perché dispone tra l'altro che se il quadro economico finanziario non è in equilibrio deve essere lo stesso governo a farsi carico degli aumenti tariffari. Infine, sul decreto sblocca cantieri approvato oggi in Parlamento, Legnini ha concluso definendo il provvedimento molto deludente rispetto alle aspettative.
Noi oggi rischiamo il salasso e non possiamo accettare il salasso sui pedaggi autostradali e non ancora affrontiamo il tema della sicurezza nella sua globalità, che richiede un investimento di 3 miliardi di euro. Su questo e altri temi abbiamo chiesto un consiglio regionale straordinario. È singolare che l'organo che rappresenta la volontà popolare abruzzese degli abruzzesi non venga investito su un tema tra i più importanti per il futuro della nostra regione. Noi ci siamo fatti carico. Andiamo avanti. Sequestro preventivo patrimoniale per circa 700.000 euro disposto dal GIP di Lanciano Massimo Canosa su richiesta del procuratore Mirvana Di Serio a seguito di indagini della Guardia di Finanza nei confronti di un imprenditore vitivinicolo con sede dello stabilimento a Casoli in provincia di Chieti. Contro di lui l'accusa è di frode fiscale. Il servizio. Confisca di villa, sequestro di 4 conti correnti ad un imprenditore del settore vitivinicolo di Castelfrentano per evasione fiscale da 700.000 euro. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Lanciano. L'indagine è coordinata dal PM Francesco Carusi. BDT, 66 anni, di Castelfrentano, secondo l'accusa avrebbe realizzato una frode fiscale in danno all'erario attraverso un sistema di false fatturazioni con altre imprese compiacenti dello stesso settore, sparse su tutto il territorio nazionale. In particolare, l'attività ispettiva eseguita dalle Fiamme Gialle Frentane avrebbe permesso di appurare come l'imprenditore abbia simulato compravendite di mosto d'uva utilizzato per la produzione di vini regionali abruzzesi, attestando viaggi di spedizione e consegne di merci nella realtà mai avvenuti. L'azienda è situata a Casoli, nella zona industriale. Il comportamento fraudolento dell'imprenditore non si è limitato, secondo l'accusa, ad evadere le imposte. L'uomo avrebbe anche neutralizzato la pretesa erariale dello Stato tramite una spoliazione dei beni personali in favore di una società immobiliare costituita ad hoc, legalmente rappresentata da un familiare, simulando la vendita di una villa e di diversi terreni ad un valore di mercato sottostimato, ma continuando al contempo a mantenerne l'effettivo possesso. Le imposte sono stimate in 100.000 euro. L'imprenditore è stato deferito all'autorità giudiziaria. Ancora cronaca con un allarme bomba scattato nella sede della BNL a Pescara in corso Vittorio Emanuele per la presenza di un pacco sospetto. Lo vedete dalle fotografie, dalla fotografia l'intervento della polizia con gli artificieri. L'allarme è scattato quando sui gradoni esterni della banca è stato trovato un pacco che poi è stato ricostruito, era stato smarrito da un corriere impegnato nelle consegne. La strada è stata riaperta dopo che gli artificieri hanno fatto brillare il pacchetto e la situazione di tensione è tornata alla normalità. Andiamo avanti perché ci dobbiamo spostare di pochi metri, sempre a Pescara, dove in comune è stato presentato il gruppo Movimento Democrazia e Autonomia, che sabato vedrà la presenza a Pescara del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Democrazia e Autonomia, oggi la presentazione di questo che è un partito, possiamo definire un partito, e com'è nata questa iniziativa? L'iniziativa nasce dal sindaco di Napoli, che è il nostro presidente Luigi De Magistris, e nasce per andare in direzione ostinata e contraria rispetto al vento oscurantista e nazionalconservatore che sta attanagliando l'Italia. Oggi anche in Abruzzo siamo presenti, partiamo con l'Agorà Nuova Pescara, che non a caso abbiamo intitolato alla Brigata Maiella, la brigata partigiana protagonista della resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Tutti abruzzesi coraggiosi che hanno liberato l'Abruzzo dalle forze occupanti, e noi con quello stesso spirito vogliamo porci di fronte agli abruzzesi come un'alternativa credibile per far resuscitare i valori della Costituzione che in questi ultimi anni assolutamente è sempre più disattesa. L'attuazione costituzionale sarà l'obiettivo principale del nostro movimento.
Ci sarà anche un'iniziativa proprio per presentare questo movimento con lo slogan Ripartiamo dalla Costituzione. Sì, perché crediamo fortemente che oggi l'unico strumento che ci identifichi ancora come popolo sia la Costituzione e di conseguenza vogliamo ripartire dalla Costituzione per dare una risposta costruttiva e non polemica al clima di chiusura e oscurantismo che si sta diffondendo ultimamente. E quindi vi diamo appuntamento sabato 15 al Comune di Pescara alle ore 18 con Luigi De Magistris e domenica 16 a Lanciano a Corso Trento e Trieste. Ci spostiamo ad Avezzano, nasce il polo universitario in città, inaugurazione nella sede del CRU, ha intervenuto anche il neocommissario prefettizio del Comune di Avezzano Mauro Passerotti, il servizio. La facoltà di giurisprudenza d'Avezzano rivede la luce. È stata inaugurata la nuova sede presso i locali del CRUA, che diventerà la nuova casa del polo universitario della città di Avezzano, un progetto che rilancia il capoluogo marsicano nel panorama accademico abruzzese. La facoltà di giurisprudenza ad Avezzano oggi apre una nuova prospettiva, però oserei dire non solo la facoltà di giurisprudenza, quindi chiamiamolo polo universitario della città di Avezzano, una collocazione dignitosa per gli studenti del ciclo unico del corso di laurea in giurisprudenza, ma anche per altre attività formative che possono essere post lauream della facoltà di giurisprudenza, come ad esempio stiamo discutendo per un master in criminologia, ma anche la possibilità di ospitare una corte di studenti di scienze e tecnologie alimentari, tenendo conto della vocazione molto forte nell'agroalimentare di questo territorio. E se si iscrivono più di 25 studenti provenienti dalla Marsica, noi abbiamo la possibilità di dislocare con questa sede sia delle attività didattiche ma anche delle attività di laboratorio, quindi di esercitazione. Una sinergia con CRUA che vuole portare alla creazione di un polo d'eccellenza. Siamo riusciti a creare questo polo d'eccellenza che mette insieme la conoscenza dell'università con quello che è invece la sperimentazione del centro di ricerca e può dare degli sviluppi straordinari per una città come Avezzano, che naturalmente aspira ad essere una città moderna e non può farlo senza una grande università all'interno. All'inaugurazione ha partecipato anche il nuovo commissario prefettizio del Comune di Avezzano, Mauro Passerotti. Voltiamo pagina, presentata a Pescara dall'assessorato regionale alla sanità la campagna di sensibilizzazione e screening su osteoporosi e rischio fratture che nei prossimi giorni toccherà le principali piazze di Abruzzo e Molise. Direttore, oggi viene presentata questa interessante iniziativa, il piatto forte, campagna di sensibilizzazione e screening sul rischio di fratture da fragilità. Certamente, perché il problema dell'osteoporosi non può e non deve essere assolutamente sottovalutato. Se si pensa per esempio che nella nostra regione in Abruzzo oltre 1500 persone all'anno si ricoverano proprio per problemi di osteoporosi e quindi arrivano, diciamo, in una fase importante della malattia. Riuscire a prevenire prima è certamente un fatto determinante, significativo per il miglioramento della qualità delle cure. E quindi anche su indicazione dell'assessore regionale alla sanità, l'Agenzia Sanitaria Regionale inizierà nei prossimi mesi a lavorare su una rete clinica assistenziale, su un PDTA, un percorso diagnostico terapeutico assistenziale specifico per l'osteoporosi, in maniera che verranno identificati ruoli e responsabilità dei diversi professionisti nella presa in carico veramente completo della paziente e del paziente. Professore, vogliamo dare qualche numero che riguarda la nostra regione? Quante sono le persone interessate alle prese con queste patologie? Sì, l'osteoporosi è una epidemia clinica dei tempi attuali. A livello nazionale parliamo di 4 milioni di persone affette da osteoporosi, praticamente una donna su tre o un uomo su cinque dopo i 50 anni e di circa 560.000 fratture collegate all'osteoporosi, con una spesa enorme per il nostro disagiato sistema sanitario, circa 9,5 miliardi di euro. Se ci portiamo in Abruzzo i dati sono lo stesso drammatici, si stimano circa 90.000 persone affette da osteoporosi severa ed è solo la punta di un iceberg, perché parliamo di forme asintomatiche e prima c'è che una frattura ce la faccia scoprire.
Adesso andiamo alla Torre del Cerrano, dove questa mattina è stato presentato un progetto di respiro europeo con anche l'inaugurazione di un totem per i selfie da condividere sui social per così rendere nota la propria esperienza nell'area marina protetta Torre del Cerrano. Vediamo. Il totem selfie all'ingresso della Torre del Cerrano è solo l'ultimo tassello del progetto che Area Marina Protetta, Regione Abruzzo e Unione Europea hanno messo in campo per la valorizzazione della biodiversità marina e per incentivare il turismo ecosostenibile. All'interno dell'iniziativa Dune Informazione Pinete a Torre del Cerrano, dipinto per l'Area Marina Protetta, attraverso i fondi comunitari, nazionali e regionali, complessivamente 375.000 euro, sono stati attuati interventi di riqualificazione delle aree dunali e di manutenzione delle pinete nei 37 km quadrati della MP, oltre all'apertura di punti di informazione turistica a Silvia e Pineto e alla realizzazione della Biblioteca del Mare. Ciliegina sulla torta, come detto in precedenza, il totem con cui i visitatori potranno scattare selfie immortalando e condividendo così la propria esperienza alla Torre del Cerrano. Oggi lanciamo questa campagna all'Europa della mia regione, che è una campagna che coinvolge 40 regioni in Europa, 7 in 5 paesi, 7 regioni in Italia. L'Abruzzo è stata una di queste regioni che è stata scelta e questo progetto della Torre del Cerrano rientra all'interno di questa campagna. Perché questo progetto? Perché è un progetto altamente simbolico, un progetto riuscito, un progetto di buona collaborazione tra la regione e l'Unione Europea. Da parte di Regione Abruzzo c'è la volontà di sostenere sia dal punto di vista turistico che ambientale l'area marina protetta, creando anche una rete tra le varie realtà tutelate dell'ecosistema regionale. Diventerà importante anche costruire una rete delle riserve regionali, rete che ad oggi non c'è e che diventa uno degli elementi su cui noi ci stiamo impegnando e stiamo costruendo un percorso, perché soltanto facendo squadra tra tutto il sistema verde, che sia anche un sistema, soprattutto oggi nella nuova fase, un sistema di opportunità, non soltanto di salvaguardia, che diventa il nuovo passo, diciamo così, in avanti verso un turismo e verso un'economia che può esserci nella nostra regione e che fino ad oggi non c'è stata. La difesa della biodiversità, che è un principio importante che bisognerebbe cercare di trasmettere. Pochi sanno le origini di questa torre, l'importanza di quella torre, pochi sanno che cosa c'è al di là del mare, perché ci sono anche delle bellezze nascoste. Molti non sanno che qui abbiamo una fauna ittica importante e che è bene farla conoscere soprattutto alle nuove generazioni, far conoscere quella che è la marineria abruzzese, la marineria di questo territorio che purtroppo sta scomparendo. Siamo così arrivati alla pagina dello sport, partiamo dalla Serie B parlando del Pescara. Salutato ieri l'ex compagno di squadra Massimiliano Allegri, l'ex difensore del Pescara Andrea Camplone ai nostri microfoni ha parlato della possibilità di andare ad allenare il Teramo e di quella che è ancora una ferita aperta per lui, la guida tecnica del Pescara. Resterà un'ipotesi molto difficile perché tanti tifosi ancora non perdonano le dimissioni nell'estate del 2007. Il servizio di Andrea Costantini. Andrea Camplone, nelle ultime giornate il suo nome è stato accostato a quello del Teramo. Intanto cosa c'è di vero? Ma ad oggi niente. Nessuna chiamata, niente, fa piacere quando si accosta a qualsiasi piazza, quindi anche Teramo è una buona piazza, so che hanno cambiato proprietà, che hanno voglia di far bene, quindi io apro a tutti il discorso, basta che ci sia, che c'è un discorso serio, ambizioso, per me va bene qualsiasi categoria. Quindi Teramo potrebbe essere una piazza comunque interessante per un buon progetto di rilancio? Ma sì, ma dipende sempre dal progetto, oggi come oggi difficilmente si trovano squadre che fanno progetti a lunga durata, diciamo, e quindi quando trovi una società così, se è una società seria, è un piacere andare a lavorare. Non è ancora ufficiale, ma c'è stato, questo lo sappiamo per certo, un contatto importante tra Andrea Iaconi e il Teramo. La figura di Andrea Iaconi può essere comunque una di quelle che può spingere, può stimolare Andrea Camplone ad accettare eventualmente questa sfida. Ma sicuramente Andrea lo conosco da tanto tempo, è lui che mi ha portato a Pescara in quel mese un po' travagliato, quindi c'è una stima reciproca, quindi se Andrea ha accettato significa che ci sono programmi seri e quindi per me potrebbe essere anche una soluzione importante. Mister, per quanto riguarda il Pescara c'è stato l'avvento di Zauri, qualcuno aveva anche ventilato l'ipotesi Andrea Camplone per la panchina del Pescara, lei ha avuto dei contatti? No, assolutamente, ma Pescara secondo me
Per me non è la piazza per me, diciamo, anche perché una parte della tifoseria non mi accetta per il passato, ancora quello vecchio, anche l'ultimo quando ero allenatore. Purtroppo si sono state dette tante cose non vere e quindi alla fine a pagare sono sempre io, anche se mi piacerebbe allenare la squadra della mia città. Vorrei ripetere quello che ho fatto a Perugia, vincere sia da giocatore che da allenatore, però purtroppo non ho mai avuto questa possibilità. Quando l'ho avuto era un pescare allo sfascio, diciamo, e quindi quasi sull'orlo del fallimento. Infatti mi sembra che l'ultimo giorno è stato salvato e da lì hanno ricamato tante cose che alla fine una parte della tifoseria non mi accetta. L'ultima, Massimiliano Allegri come lo sta ritrovando? Bene, sta bello rilassato. Chi l'ammazza, come si dice a Pescara? Diventare un top allenatore non è facile, lui ci è riuscito e quindi adesso è giusto che si meriti, io dico, un anno di vacanza. Quindi anno sabbatico per Allegri, anno magari al lavoro, chissà per Campione. Speriamo che sono già 2 anni che faccio sabbatici io, quindi speriamo che c'è qualcosa. In qualche maniera continuiamo sul discorso mercato, prima intrapreso anche con Campione, e proseguiamo parlando più nel specifico del Teramo. L'obiettivo del Diavolo per la panchina diventa Alessio Dionisi, allenatore dell'Imolese. Andrea Iaconi è partito direzione Firenze per cercare di convincere il tecnico ad accettare l'offerta dei biancorossi. Jacopo Forcella. Andrea Iaconi in missione a Firenze per parlare con Alessio Dionisi e provare a portarlo sulla panchina del Teramo. Questa è la novità delle ultime ore, con il Diavolo che va dritto su un tecnico giovane che in questa stagione ha stupito con l'Imolese, ma che alla società rosso-blu è legato ancora da 3 anni di contratto. Ci sarebbe da trovare il modo di liberarlo dal vincolo, oppure pensare che le difficoltà riscontrate nei giorni scorsi dalla società di Lorenzo Spagnoli per effettuare l'iscrizione convincano l'allenatore a cambiare aria. Entrambe le strade però sono impervie, non c'è che dire. Il Teramo vorrebbe replicare quanto visto in Emilia-Romagna quest'anno. Gli altri nomi per il momento sono in attesa, perché dall'esito dell'incontro fiorentino di oggi dipende molto, se non tutto. Se Iaconi riuscirà a convincere Dionisi, gli altri potrebbero essere in fuorigioco, anche se quello di oggi non dovrebbe comunque essere l'incontro decisivo, ma solamente il primo passo verso un eventuale accordo. Il Diavolo sogna di replicare il gioco di altissimo profilo visto al Romeo Galli e non solo, qualità che ha permesso ad alcuni giocatori di esplodere e ad altri di trovare una seconda chance, come ad esempio gli ex biancorossi Valentini e Carraro. Per quanto concerne le alternative, attenzione sempre ad Andrea Campione, che tuttavia non ha ricevuto offerte, ma che probabilmente riceverà la chiamata di Iaconi per avere informazioni circa l'eventuale disponibilità. Poi ci sono Giuseppe Scienza e Michele Mignani. Ma in un frangente simile si attende di capire se Dionisi è irremovibile oppure no. La dirigenza dell'Imolese in inverno gli aveva fatto firmare il prolungamento dell'accordo, che scade nel 2022, ma con la consapevolezza che in caso di chiamata da categoria superiore ci sarebbe stato il benestare ad una partenza. Il Teramo giocherà però nello stesso girone e nella stessa categoria, ed è per questo che gli argomenti che il neo dirigente biancorosso Andrea Iaconi porterà sul piatto dovranno essere per forza di cose convincenti. Si parlerà del progetto a medio-lungo termine, che è anche quello che interessa lo stesso Iaconi, in un'ottica di coinvolgimento di tutti i settori della società, dal settore giovanile per terminare alla prima squadra. Ancora movimenti di mercato, questa volta in Serie D. Roberto Vagnoni è il nuovo allenatore del Notaresco. Il tecnico, originario di San Benedetto del Tronto, prende il posto di Mirko Cudini. 51 anni, Vagnoni ha brillantemente guidato il Castelfidardo in Serie D nella stagione 17-18, sfiorando i play-off. È tornato a stagione in corso a Castelfidardo da ottobre a gennaio, senza però invertire il trend dei marchigiani, che sono andati incontro alla retrocessione. In Abruzzo aveva già allenato il Martinsicuro in eccellenza nella stagione 2013-2014 e da calciatore sempre in Abruzzo ha indossato le divise di Nereto, Celano, L'Aquila ed Alba Adriatica. Roberto Vagnoni, si legge nel comunicato, è tecnico che ha sempre lavorato coi giovani e quindi si sposa perfettamente con la politica societaria del Notaresco. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito. Se volete, trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito www.tv6.it.
www.radiotre.it. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.